continua il viaggio di quelli del Movimento Terra tra i padiglioni di Samoter 2023 qui a Verona. Adesso ci troviamo al padiglione di CGT insieme a Marco Villa, responsabile direttore commerciale per le macchine del Movimento Terra. Buongiorno Marco, bentrovato. Buongiorno Rachel, bentrovata. Allora, qui al vostro padiglione le parole d'ordine mi sembrano essere sostenibilità ed efficienza. Ci dici un po' di più del progetto di quest'anno? Assolutamente. Allora, noi quest'anno abbiamo voluto fare uno stand senza macchine, quindi è un po' una sfida, no? Portare in una fiera del Movimento Terra, non portare le macchine, ma portare i concetti che fanno parte delle nostre strategie di più lungo periodo. Noi crediamo molto nell'evoluzione di questo settore, crediamo che ci sia tantissimo da fare ancora in termini di efficientamento nei cantieri e quindi ci sono diverse postazioni in questo stand che raccontano questo viaggio, come alcune di queste opzioni che i nostri clienti possono adottare possono assolutamente migliorare il loro modo di fare impresa. Grazie mille Marco, e insomma mi guardo un po' intorno e vedo qualcosa che colpisce il mio sguardo, ma raccontaci un po' meglio tu, quali sono le novità principali, insomma concretamente le soluzioni a cui avete pensato? Allora, noi portiamo due grandi innovazioni, due grandi cose nuove. Da un lato il CAT Command, quindi la postazione di controllo da remoto delle macchine di Movimento Terra. Abbiamo tolto la cabina dall'escavatore e l'abbiamo portata in un ambiente sicuro. Quindi l'operatore, esattamente come se fosse a bordo macchina, ha tutte le funzioni sotto controllo, ha una piena visibilità del cantiere a 360 gradi, ma non si trova in una zona di pericolo o disagiata. Questo è un primo passo verso l'innovazione che ci porterà verso l'automazione, verso l'automatizzazione dei cantieri. Questo strumento, questo macchinario consente di poter operare su più macchine, quindi l'operatore può operare sull'escavatore, poi cambiare, andare sul trattore e così via. Un domani, tra qualche anno, alcune delle operazioni che la macchina svolge potranno essere fatte in automatico, quindi questo è uno dei grandi pilastri. Il secondo pilastro lo abbiamo invece dall'altra parte, dove abbiamo la nostra control tower. 10.000 macchine Movimento Terra connesse sotto contratto che trasmettono i dati e ci raccontano che cosa stanno facendo. In questo caso abbiamo due fette della mela. Da una parte noi come fornitori, come possiamo fare per ottimizzare i costi di esercizio di una macchina, quindi migliorare le manutenzioni, migliorare le riparazioni, intervenire prima della rottura. Quindi tutto questo flusso di dati serve a noi per restituire al nostro cliente un servizio di carattere superiore. Dall'altro lato invece l'informazione relativa a ciò che le macchine stanno facendo, quindi nel cantiere che cosa sta succedendo, quanti metri cubi si stanno movimentando, com'è l'avanzamento, e queste sono tutte informazioni che noi restituiamo all'imprenditore perché possa avere la massima efficienza operativa. Ottimo, e il mercato come sta rispondendo a tutta questa innovazione, insomma a questo processo verso un mondo sempre più digitale? Il mercato come è andato e quali sono le previsioni per i prossimi mesi? Allora, il nostro paese ha beneficiato degli incentivi relativi all'industria 4.0, quindi tutti questi concetti che ho così sinteticamente raccontato sono proprio gli insiti nel piano di transizione digitale dell'italiano. Quindi negli ultimi anni i benefici fiscali da una parte hanno fatto sì che queste tecnologie fossero molto ben recepite. Ora gli incentivi sono terminati, con la fine dell'anno scorso è il momento di passare alla pratica. Noi ci aspettiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dia il suo pieno contributo sui cantieri e quindi tutto quello che è stato l'investimento da parte degli imprenditori o da parte di noi fornitori su questi nuovi mezzi digitali possa poi trovare applicazione concreta sui cantieri di domani mattina. Ottimo Marco, grazie mille, buona fiera. È stato un piacere, grazie a te. Ciao.